Raga, vi svelo un segreto, non ditelo a nessuno. Ma anche le ragazze si eccitano. Lo so, nessuno se l'aspettava. Ma è vero. Mi sono fatta attendere, ma alla fine sono arrivata anch'io. Ciao a tutti, amici lettori, e ben ritrovati sul canale. Io sono Francesca e oggi il video che tutti voi stavate aspettando. Io so che non stavate dormendo la notte in attesa di questo video, vi stavate domandando che fine avessi fatto, perché non vi avessi ancora parlato delle mie letture preferite del 2019. Ebbene, le vostre richieste, le vostre preghiere sono state accolte. Io sono qui per parlarvi di tutti i libri più belli che ho letto nel 2019. Prima di cominciare, due disclaimer che ormai dovrebbero essere abbastanza ovvi e conosciuti da tutti, quindi se volete ripeterli insieme a me in un coro polifonico. Innanzitutto, questi non sono libri che sono usciti nel 2019, comunque non tutti sono usciti nel 2019, ma sono libri che io personalmente ho letto nel 2019. Ed inoltre, seconda cosa, i miei criteri di giudizio non sono oggettivi, ok? Non faccio questo di professione, questo è un hobby, una mia passione, una cosa che è un po' anche una mia ragione di vita, ma non sto giudicando questi libri in modo critico, letterario, bla bla bla. Sono libri che ho amato alla follia, sono libri che posso dire saranno fra i miei preferiti di sempre, che mi hanno toccato da un punto di vista personale, emotivo. Proprio per questo non è una top 10. Ho letto tantissimi bei libri nel 2019, ma questi davvero sono la crème della crème. Il sole sta tramontando, quindi andando avanti ci sarà sempre meno luce, ma io terrò duro. Quel che resta del giorno di Kazuo Ishiguro. Io ho letto questo libro in inglese, questa è l'edizione che io ho letto, mentre invece questo l'ho preso dalla biblioteca perché sono una persona molto molto superficiale e volevo mostrarvelo. Quel che resta del giorno parla di un maggiordomo, di un lord inglese, un maggiordomo di nome Stevens, che per la prima volta in decenni di carriera si prende una settimana di vacanza e ne approfitta per fare un viaggio in Cornovaglia in macchina, e noi lo seguiamo mentre lui ricorda eventi della sua vita, mentre ripercorre i suoi anni di servizio come maggiordomo di questo lord inglese molto molto importante, di cui non viene mai fatto il nome, non sappiamo esattamente in cosa è coinvolto, però percepiamo che è un personaggio che ha avuto un certo peso, una certa influenza nella storia non soltanto dell'Inghilterra, ma del mondo intero, e il maggiordomo nel suo piccolo ha dato un contributo. Innanzitutto, Stevens è un narratore, secondo me, non del tutto affidabile, perché lui si distacca completamente dai propri sentimenti, dalle proprie emozioni. Lo vediamo come un personaggio. Immaginatevi un Carson di Downton Abbey, ok? Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al servizio, alla sua professione perché la ama, perché è legato al proprio lord, dal rispetto, da fedeltà, e quindi naturalmente non può essere oggettivo nel parlare del lord, nel parlare della professione, degli eventi a cui il lord ha partecipato. Quindi è come se fosse tutto leggermente distorto, e ci sono dei momenti in cui quasi non si contraddice, ma lo vediamo che cerca di interpretare gli eventi, di guardarli attraverso una certa ottica, una certa luce. Scritto magistralmente. Vorrei potervi mostrare la mia copia perché è tipo tutta sottolineata, tab da tutte le parti, non posso farlo perché ce l'ho giù a casa, ma io veramente, cioè, prenderei qualsiasi frase proprio a casaccio di questo libro, la incornicerei, l'appenderei al muro oppure la scriverei direttamente sul muro perché è scritto in un modo sopraffino. Tra l'altro, non a caso, Kazuo Ishiguro ha vinto il Nobel per letteratura nel 2017, quindi vorrà dire qualcosa. Ho trovato una delle prime frasi che mi aveva veramente colpito e vorrei leggervela giusto per farvi capire di che caspita stiamo parlando. Vi sorprenderà che un così ovvio errore di valutazione in un piano di lavoro possa essere ripetutamente sfuggito alla mia attenzione, ma poi concorderete con me che questo è spesso ciò che accade nel caso di quei problemi ai quali si sia dedicata una costante riflessione nel corso di un lungo periodo di tempo e non si è mai colpiti dalla verità fino al momento in cui questa non venga indotta a manifestarsi per caso da qualche evento esterno. Cioè, un concetto molto molto semplice, come un semplice non accorgersi di qualcosa, viene trasformato in una frase del genere. Io, cioè, mi inchino. Prossima lettura, sempre fatta nel gennaio dello scorso anno, Accabadora di Michela Murgia.
Questa in realtà è stata una rilettura. L'ho letto, non ricordo quanti anni fa, ma la considero come lettura del 2019 semplicemente per il fatto che quando l'ho ricominciato, quando l'ho ripreso in mano, non ricordavo quasi assolutamente niente del libro perché veramente sono trascorsi anni e ciò vuol dire che la prima volta che l'avevo letto non mi era piaciuto così tanto, comunque non ero riuscita ad apprezzarlo nel modo in cui avrei dovuto e nel modo in cui sono riuscita ad apprezzarlo e ad amarlo questa seconda volta. Accadora parla di Maria, una bambina che viene adottata da Bonaria Urrai, vive in questo piccolo paesino della Sardegna di nome Soreni e questo libro essenzialmente segue la vita di Maria da quando è bambina a quando diventa adulta, del suo rapporto molto particolare con questa mamma, Bonaria Urrai, e soprattutto c'è un alone di mistero intorno alla professione svolta da Bonaria Urrai. Maria pensa che Bonaria faccia la sarta, ma in realtà forse non è così. Oltre ad essere ancora una volta scritto in modo meraviglioso, questa è una di quelle storie che credo possa aiutare le persone a riflettere su come essere migliori, su come non giudicare gli altri, perché noi non possiamo sapere qual è l'esperienza di vita degli altri, qual è la loro storia, cosa hanno dovuto affrontare, non possiamo comprendere a 360 gradi perché si comportino in una certa maniera e quindi veramente prima di giudicare qualcun altro, prima di permetterci di giudicare qualcun altro, dovremmo fare un bell'esame di coscienza e fare uno sforzo davvero madornale per cercare di capire da dove vengono e perché si stanno comportando in un certo modo. Vi leggo le prime righe dell'incipit giusto per darvi un'idea sullo stile della scrittrice nel caso in cui non abbiate ancora letto niente di Michela Murgia. Philus de anima, è così che li chiamano i bambini generati due volte dalla povertà di una donna e dalla sterilità di un'altra. Di quel secondo parto era figlia Maria Listro, frutto tardivo dell'anima di Bonaria Urrai. Semplice ma molto molto bello. Ora passiamo ad un genere completamente diverso, perché vi mostro un libro che ho letto a giugno e che ho amato alla follia. Red, White and Royal Blue di Casey McQuiston. Allora, questo libro è, boh, romance, new adult, non so come etichettarlo, ma non mi interessa, è un libro meraviglioso che dovete leggere. Perché sì, perché sì. Dunque, ho letto questo libro a giugno. Ero in sessione esami, stavo preparando qualcosa come tre esami e per 2 giorni la mia vita si è fermata, lo studio si è fermato perché ho iniziato la prima riga per dire ma sì, in una pausa di 5 minuti fra un capitolo ed un altro, no? Ho letto la prima riga e l'ho finito. Semplicemente, no? Questo libro è praticamente ciò che sarebbe successo, ciò che dovrebbe succedere, ciò che nella mia testa è successo se Trump non avesse vinto le elezioni e alla Casa Bianca fosse stata eletta un presidente donna. Non vi sto facendo capire nulla. Dunque, questo libro, detto in parole povere, spicce, è la storia d'amore fra il figlio della presidente degli Stati Uniti d'America e il principe del Wales. Questo libro si apre con le nozze di un membro della famiglia reale, non mi ricordo chi, non è importante, chi se ne frega. Alex, il figlio della presidente, in quanto figlio della presidente degli Stati Uniti, viene invitato al matrimonio, beve un po' troppo, c'è un piccolo incidente con la torta nuziale, c'è un piccolo scandalo internazionale che vede come protagonisti lui ed Henry, che sarebbe il principe del Wales. Dai, rispettivi, non lo so, manager dei rapporti internazionali, non mi ricordo come si chiama in italiano, non mi interessa. Alex ed Henry, che in realtà non si possono vedere, vengono costretti a fingersi amici. E naturalmente da persone che si odiano. Perché mi è piaciuto questo libro? Innanzitutto perché è gay as fuck. Ci sono scene esplicite, sappiatelo. Alex è bisessuale, Henry è gay, rappresentazione perfetta, perfetta. Questi due sono dei tesorucci, pucci pucci che io, cioè, adoro, adoro con tutta me stessa, cioè ci sono dei momenti
hot della serie che doccia fredda, e ci sono dei momenti in cui sono così tenere, così dolci, così romantici, così cuccioli che io mi sciolgo. L'ho adorato perché è un libro che riesce a catturare il modo di comportarsi, di pensare e di parlare dei millennial, cioè non sembra una cosa forzata o scritta da un'autrice più grande, no, cioè una cosa super relatable. Ci sono tantissimi riferimenti alla cultura pop, è divertente da morire, come vi ho detto, anche quando succede qualcosa di divertente, io faccio quella risata della serie. Cioè, magari internamente sto ridendo molto, però non esterno la cosa mentre leggo. E qui ho riso a crepapelle. C'erano dei momenti in cui veramente dovevo poggiare il libro e fermarmi perché o stavo arrossendo come non so che cosa, oppure mi partivano squittii come mi stanno partendo adesso, oppure proprio risate, 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 risate. Io non so quanto dovrò editare, cioè 20 minuti a ridere mentre cerco di parlare di questo libro, non ce la posso fare, raga. Niente, fantastico. E soprattutto, cioè, non c'è soltanto la storia d'amore, si parla tanto di politica, perché naturalmente, cioè, sappiamo cosa sta succedendo negli Stati Uniti, dal tema che viene affrontato, insomma, potete capire che questo è un libro prettamente, esplicitamente, politicamente schierato. C'è un rapporto fra fratello e sorella meraviglioso, un rapporto fra il figlio e la mamma meraviglioso. Leggetelo, ragazzi. È inedito in Italia, io spero con tutto il cuore che venga pubblicato, ma sinceramente non penso. Ma comunque, vi prego, vi prego, vi prego, leggetevelo, non ve ne pentirete. Sempre nel mese di giugno ho ascoltato l'audiolibro di The Book of Essie di Megan McLean Weir. Questa è stata una vera sorpresa. Io credevo potesse piacermi, ma non avevo idea di quanto mi sarebbe piaciuto, di quanto l'avrei amato, di quanto mi avrebbe toccato. È una storia molto articolata perché riesce ad affrontare diversi temi e tutti, secondo me, con la giusta cura e con la giusta attenzione. Si parla di religione, si parla di culto, si parla di omofobia, si parla di gravidanze impreviste, si parla di violenze sessuali, quindi trigger warning per tutti questi temi naturalmente, che però davvero sono affrontati in modo delicato. Secondo me questo libro è davvero davvero incredibile e non penso che sia stato tradotto in Italia, purtroppo è il romanzo d'esordio di questa scrittrice, ma io mai avrei detto che si tratta di un romanzo d'esordio. E parla di Essie, questa giovane ragazza di 17 anni che è incinta ed è anche la forse settima figlia, non ricordo esattamente quanti ce ne sono, ma è una famiglia molto numerosa, è una famiglia il cui capostipite è un prete, quindi se è un prete sposato, forse protestante, ed è una famiglia che ha un proprio reality show, segue la vita di questa perfetta famiglia religiosa. Il fatto che essi sia incinta potrebbe mandare tutto all'aria, perché naturalmente questo reality show fa soldi. La madre decide di trovare alla figlia un ragazzo che possa sposare, non esiste avere figli all'infuori del matrimonio, le famiglie devono essere tradizionali, impacchettate con il fiocchettino, tutto perfetto all'apparenza. Essie, che ha più voce in capitolo, più forte e determinata di quanto si possa pensare, individua il ragazzo che potrebbe aiutarla ad affrontare questa situazione, un ragazzo di nome Rourke, che in realtà è omosessuale, però è ancora in the closet, non ha fatto coming out. Insieme affronteranno questa situazione molto molto particolare, per cui la storia è raccontata da entrambi i loro punti di vista e anche dal punto di vista di una giornalista che aiuterà essi a raccontare la propria storia, che in qualche modo ha a che vedere con la storia personale di questa giornalista stessa. Insomma, è un romanzo veramente molto particolare dalle tante sfaccettature e io davvero lo consiglio in modo spassionato perché si parla veramente di tantissima roba con la delicatezza che ci vuole per affrontare quel tema specifico. Appunto, si parla non soltanto di omosessualità, ma anche di quei
campi di conversione tremendi dove si cerca di correggere la sessualità delle persone. Si parla di religione, ma non soltanto in modo critico, cioè c'è una differenza fra la vera religione, la vera fede e la religione corrotta, la religione che segue tutta una serie di meccanismi falsi legati al potere, legati al controllo, legati ai soldi. Insomma, è affrontato in modo molto bello come discorso interessante, quindi non necessariamente critico, non necessariamente negativo, ma mostrando appunto le diverse sfaccettature che può avere la questione. E soprattutto io sono rimasta molto toccata dal rapporto di amicizia che si viene a creare fra Essie e Rourke. Si ritrovano in questa sorta di matrimonio arrangiato e secondo me sarebbe stato molto molto semplice scadere nel banale, nel superficiale, nell'improbabile, cioè perché questo ragazzo dovrebbe prestarsi ad una situazione del genere? E invece no, è tutto credibile, verosimile, toccante, splendido, veramente fatto bene. Consigliato ovviamente. Poi passiamo a An Absolutely Remarkable Thing di Hank Green. Questo libro è stato tradotto in italiano, tradotto da Beatrice Masini, pubblicato in Italia da HarperCollins con il titolo di Un evento assolutamente straordinario. Dunque, di cosa parla questo libro? La protagonista è April May, protagonista bisessuale, e lei lavora per una startup a New York e una notte, mentre si sta ritirando a casa, è sulla 23esima e si ritrova di fronte ad una statua enorme, alta qualcosa come 3-4 metri, realizzata in un materiale sconosciuto alla razza umana. E lei, colta così alla sprovvista, fa quello che probabilmente ogni millennial avrebbe fatto, ovvero realizza un video con questa statua al suo fianco, posta questo video che diventa subito virale. Si ritrova dall'essere una 23enne qualunque che cerca di capire che caspita fare nella vita, come mantenersi, a diventare una celebrità con milioni di followers, giornalisti, network a destra e a sinistra che vogliono intervistarla, e quindi la sua vita cambia radicalmente proprio perché è stata lei a scoprire per prima Carl, ovvero questa statua a cui dà il nome di Carl. Ma naturalmente la storia non si ferma qui perché ci sono tantissimi Carl sparsi per il mondo nelle città più importanti, forse una sessantina di Carl adesso non ricordo, questi Carl potrebbero essere collegati, c'è tipo un mondo immaginifico, le persone che entrano in contatto, che hanno toccato queste statue con mano, la notte si ritrovano a fare tutte lo stesso sogno, come se ci fossero dei livelli, ci sono degli enigmi da svelare, e, insomma è una storia molto molto intricata e complessa e come si è riuscito Hank Green, romanzo d'esordio, a costruire tutto ciò nel giro di 300-350 pagine, io non ne ho la più pallida idea, anche perché questo libro è scritto benissimo, niente a che vedere con John Green che ha quello stile così elaborioso, pretenzioso, non realistico, lasciamo perdere, cioè andate dal fratello Hank Green. E soprattutto è brutale, nel senso di vero, veritiero, non addolcisce la pillola, dice le cose così come sono, senza peli sulla lingua. È una riproduzione fedele di cosa significhi essere millennial, quanto sia importante la propria immagine, soprattutto quando si hanno i social media, si utilizzano i social media, soprattutto quando si diventa personaggi che hanno un proprio seguito, che quindi devono mostrare una certa immagine di sé. Quando si inizia a fare qualcosa non perché la si vuole fare, ma perché si deve postare la foto piuttosto che appunto pubblicare un post, mostrare un'immagine, un video, condividere qualcosa con persone che stanno lì a seguirti, ad aspettare, a vedere, a voler vedere ciò che tu fai. O ancora, ad esempio, quando si ha un canale su YouTube e si inizia a guardare il numero degli iscritti, se sale, se decresce, se ci sono commenti. E ancora quanto tempi televisivi, quelli che una volta erano tempi televisivi, adesso siano diventati
tempi web, nel senso che non c'è spazio, non c'è tempo per le argomentazioni, bisogna essere sintetici, succinti, bisogna dire ciò che si deve dire in due parole, in 140 caratteri, quindi persone che magari avrebbero anche prospettive, che potrebbero avere dei punti in comune, che potrebbero riuscire a trovare il dialogo, si ritrovano a scannarsi, ad attaccarsi su Twitter e sui social, perché tutto deve essere lampo, tutto deve essere ridotto a due termini, bisogna portare tutto all'estremo, agli antipodi, esasperare le situazioni senza avere un vero e proprio dialogo. Insomma, penso che questo libro dica tanto sulla nostra società e lo dica in un modo vero e che fa riflettere. Io veramente consiglio questo libro a tutti. E un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro è che credo catturi alla perfezione l'atmosfera di New York. Io ho iniziato ad ascoltare questo audiolibro mentre ero a New York, ero andata lì per alcune settimane per trovare mio fratello che vive lì, beato lui. Oltre al fatto che il Carl viene ritrovato sulla 23esima, quindi nel distretto del Flatiron a Manhattan, e mio fratello lavora sulla 21esima strada, quindi cioè siamo lì. E io tipo ho trascorso lì non so quante ore, non so quante giornate, ed ero tipo, oh mio Dio, cioè, non lo so, ho letto questo libro decisamente al momento giusto. Vengono nominate catene di supermercati, farmacie che si trovano soltanto lì, o magari dei landmark un pochettino più specifici, più sconosciuti, che conoscono le persone del luogo o in cui ci si imbatte una volta che si sta lì, non per alcuni giorni ma per periodi più lunghi di tempo. E proprio il modo di pensare della gente, di comportarsi, il modo di muoversi per le strade, cioè davvero, io ho continuato ad ascoltare l'audiolibro una volta che ero ritornata qui e malinconia mille, cioè era come se fossi ancora a New York, ero splendido. Bellissimo, vi prego leggetelo. Graphic novel che purtroppo non sono riuscita a prendere in prestito dalla biblioteca e quindi non posso mostrarvele, mi dispiace tantissimo perché è bellissima. Stella di mare di Giulio Macaione, pubblicata quest'anno, cioè nel senso nel 2019, quindi non quest'anno, ormai l'anno scorso, Dio santo, il 2019 è l'anno scorso, pubblicata nel 2019 dalla Bao Publishing. Graphic novel bellissima, temi LGBT anche in questa, ma non voglio dirvi esattamente in che modo sono presenti, perché potrebbe essere forse uno spoiler, quindi labbra cucite. La storia di un ragazzo che vive in un piccolo paesino della Sicilia e che non sa bene cosa fare della propria vita, è spaesato, passa le giornate a fare commissioni per la madre, per la sorella, buttato a letto a fissare il soffitto, insomma è smarrito. E vive in funzione dei due mesi estivi, quando una ragazza che lui conosce, con cui ha una specie di storia, forse relazione, torna dal nord dell'Italia per appunto il periodo estivo, e quando lei torna loro due stanno insieme e lui si sente rinascere. E nell'estate in cui questa storia viene raccontata ci sono una serie di avvistamenti di creature marine che non sembrano essere delfini, quindi chissà, magari sono sirene, insomma c'è un mistero che aleggia nell'aria. Ed è una graphic novel molto molto bella, sia per la storia che viene raccontata, per colpi di scena imprevedibili che io non mi sarei aspettata, per le illustrazioni, i disegni, i colori, che sono qualcosa di veramente... io li prenderei e me li appenderei anche quelli al muro, perché sono semplicemente bellissimi. Cerco di mostrarvi qualche foto, qualche immagine, se riesco a reperirla. Mi ricordo che avevo fatto un post su Instagram, quindi magari vedo se riesco a recuperare quello e a mettervelo qui sullo schermo, perché veramente sono immagini bellissime. Questa graphic novel mi ha colpito anche per il modo innanzitutto in cui riesce a catturare quel momento di smarrimento in cui, secondo me, noi giovani adulti ci troviamo
quando ci troviamo appunto in quest'età fra i 20 e i 25 anni è facile ritrovarsi spaesati perché non si sa esattamente cosa fare, che strada intraprendere, quale sarà il nostro futuro, è tutto molto incerto, il mercato del lavoro, sappiamo come stiamo messi, insomma, cattura bene questa sensazione di smarrimento, di paura, di incertezza. Vengono anche mostrati quei rapporti che talvolta ci prendono e annebbiano la nostra mente, diventano l'unica cosa che conta nella nostra vita, ci tuffiamo, anneghiamo anima e cuore in quei rapporti, anche se talvolta quei rapporti non sono del tutto salutari, e però monopolizzano la nostra vita. È meraviglioso avere qualcuno al proprio fianco, essere innamorati, amare qualcuno, essere amati. Tutto meraviglioso, però l'altra persona non può mai diventare l'oggetto delle nostre, di tutte le nostre attenzioni e della nostra vita. Bisogna vivere per sé, pensando a se stessi, non in modo egoistico, ma avendo cura di sé, del proprio benessere, avendo i propri spazi, mantenendo la propria salute mentale e poi pensando anche agli altri, donando una piccola parte di se stessi anche agli altri, ma non donando la totalità di sé. Cercherò di recuperare anche Alice e Basilico di Giulio Macaioni perché mi ha stregata. Sono riuscita a far entrare un po' di luce. A proposito di streghe, transizione direi perfetta, vi giuro che non l'ho programmata. A random, cioè questo video è totalmente a random, non so se lo state notando perché non mi sono preparata niente, a parte la lista dei libri di cui volevo parlarvi, tutto qua è unscripted, come viene viene, ci piace così. L'ultimo libro, l'ultima lettura più bella che ho fatto nel 2019, che è stata nel mese di ottobre, fra ottobre e novembre, io ho ascoltato l'audiolibro ma ho comprato il cartaceo perché volevo averlo, volevo abbracciarlo, baciarlo. Non lo so di tutto. Si tratta di These Witches Don't Burn di Isabel Sterling. Dunque, io ho amato questo libro alla follia. La protagonista di questo libro è Hannah. Lei è una strega elementale, ovvero ha il potere di controllare gli elementi. E ci sono altri due tipi di streghe, ovvero le streghe caster, che sono quelle che fanno le pozioni, quindi nel senso forse più tradizionale del termine strega, del modo in cui ci immaginiamo la strega, e le Blood Witches, ovvero quelle streghe che fanno magia utilizzando il sangue come elemento primario. E naturalmente sono le streghe più pericolose, comunque vengono viste dalle altre streghe come quelle più pericolose. Hannah vive a Salem insieme alla sua famiglia. A Salem ci sono anche altre famiglie di streghe, però gli altri abitanti di Salem non sanno dell'esistenza delle streghe. Non sanno che ci sono mai state o comunque che ci sono ancora streghe a Salem, altrimenti si ritornerebbe nel 1600 con i roghi, e quindi deve mantenere segreto la propria identità, il suo essere strega. Ma lei e la sua congrega si ritrovano ad essere nel mirino di un cacciatore di streghe. Questo è il primo libro di una serie, se non sbaglio si tratta di una duologia. Io spero di sbagliarmi perché non voglio che questa storia finisca, ma purtroppo penso che si tratti di una duologia. Oddio, si sta per scaricare la batteria, porca miseria. Perché ho adorato questo libro? Innanzitutto perché è divertente, la storia è vincente, ma allo stesso tempo è anche intensa. A momenti tristi succedono una marea di cose che sinceramente non mi sarei aspettata da un YA, o comunque da questo YA in particolare, ma soprattutto mi sono sentita rappresentata alla perfezione. Naturalmente non sono una strega, ma la protagonista è lesbica e ha fatto coming out e si sente a suo agio con la propria identità, quindi non c'è una scoperta di sé, cioè lei sa chi è e non ha paura di essere se stessa e di mostrarlo, e si innamora di una ragazza bisessuale
si è da poco lasciata con la sua ex ragazza di cui era stata molto innamorata, quindi viene anche affrontato il tema della rottura, non soltanto dell'innamoramento, e di come a volte, pur amando una persona, ciò non significa che si possa avere con quella persona un rapporto sano, che sia la persona giusta per noi, quindi è una situazione molto difficile da affrontare, molto dolorosa e appunto, io ho vissuto sulla mia pelle molte cose che la protagonista Hana vive sulla sua pelle e mi sono sentita veramente rappresentata da morire, cioè anche tipo la prima conversazione che Hana e la sua nuova cotta Morgan hanno al primo appuntamento è una conversazione che io ho avuto ad un primo appuntamento perché non so, forse magari mi sbaglio, però credo che nella comunità LGBT ci sia questo far parte di questa comunità che un po' ci unisce, come se partissimo già con una marcia di sintonia in più per il fatto che ci sono esperienze condivise. Non lo so, mi ha toccato tantissimo, mi è piaciuta tantissimo e ho una cotta anch'io tremenda per Morgan, tra l'altro, perché è dolcissima. È una cucciola tenera, ha i capelli rossi. E qui, vabbè, insomma, mi è piaciuto tantissimo. Niente, ragazzi, io lo consiglio. È fantastico, è scritto bene, divertente, triste, cotte. E ci sono descrizioni di momenti che le due ragazze, la protagonista e la sua cotta, trascorrono insieme. E raga, vi svelo un segreto, non ditelo a nessuno. Ma anche le ragazze si eccitano. Io ve lo dico. Nessuno se l'aspettava. Nessuno ne parla mai. Ma succede. E quella scena è descritta in modo splendido. Splendido. Questo video si conclude qui. Io spero con tutto il cuore che vi sia piaciuto. Queste sono state le letture più belle che ho fatto nel 2019. Ve le mostro di nuovo tutte insieme nel loro straordinario splendore. Sono fantastiche. Cercate di reperire questi libri, leggeteli, amateli, fidatevi di me, della vostra Francesca. E niente, quindi io ho finito.